La diagnosi di variante è una diagnosi che viene suggerita da determinati criteri stabiliti da un decreto ministeriale. Il caso più frequente che assistiamo è nelle condizioni di coorti limitate in cui la diffusione del virus assume particolari livelli di importanza per numero di persone coinvolte per singolo cluster. Ed è proprio per evitare un aumento dei casi di contagio dovuti alle varianti Covid, quella inglese, la brasiliana e la sudafricana, che l'azienda sanitaria alza le barriere. L'ASL Toscana Sud-Est, che comprende i territori della provincia di Grosseto, Siena ed Arezzo, ha infatti annunciato nuovi livelli di protezione e regole più stringenti per limitare così la diffusione delle varianti attraverso più test, l'implementazione del tracciamento delle persone considerate sospette e l'aumento dei giorni di quarantena, non più 10 ma bensì 14 con doppio tampone, uno all'inizio ed uno alla fine dell'isolamento. I soggetti vengono tracciati, mappati, i casi vengono riconosciuti attraverso un tampone molecolare, dopodiché si inizia l'attività sui contatti che vengono considerati tali e quindi sottoposti a tampone molecolare all'inizio e alla fine del periodo di osservazione. Periodo di quarantena che non è in questo caso di 10 giorni ma è di 14 giorni. Il tracciamento, la diagnosi epidemiologica dei tracciati va indietro nelle 14 giorni precedenti e non nelle ultime 48 ore.